verdi caldi, verdi freddi, verdi giusti. Incrociando ci vuole un verde un po' più freddo. Mi prendo questo verde che assolutamente è molto più freddo dell'altro e vediamo che, perché io qui devo ottenere un tono più freddo di quello che avrò qui. Questo verde qui si chiama Phthalo, Dark Phthalo. Fate che a me serve. Adesso sì, le linee sono leggere proprio. Devo andare piano. Perché se non vado piano perdo i toni e siamo fregati. Il numero del colore è il 264. Io non sapevo che vi sareste tutti come dire, innamorati del disegno, della colorazione con le matite colorate. Altrimenti vi avrei fatto comprare non la scatola da 48, non la scatola da 24, perché non so se nella scatola da 24 questo verde qui c'è. Le matite sono Polychromos di Faber-Castell, queste matite. A me piacciono molto, sono a base olio, sono matite precise, ci ho lavorato tantissimo. Sto lavorando su una carta molto liscia. La carta è una carta Smooth Surface, eccola qua. Questa, 220 grammi, Smooth Surface, è una carta molto dura, sto vedendo. Ce l'avevo, dico, ma che usiamo? E sto provando. Anche perché un po' è, come dire, una spiegazione ulteriore per la mia allieva Paola. Questo è un po', è un esperimento mio, quindi adesso sto verificando. Una volta di queste facciamo un lavoro sulla Pastelmat con le matite. A parte che dovrò, c'ho almeno due scatole c'ho almeno due scatole di colori di pastelli. C'è una scatola di carbotello e una scatola, dunque questo qui ho cominciato a dargli il tono che deve avere.
qui un po' di verde non mi fa male, anche perché ci vuole un po' di verde freddo qua, qui così, qui così, qui è bello intenso. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu!